ci rendiamo conto che è fondamentale per il cliente, al fine di poter esercitare veramente a pieno il diritto di difesa, che il proprio giurista d'impresa interno possa essere a sua volta nella condizione di svolgere le sue attività con questo tipo di, diciamo, privilegio, che definirei più correttamente diritto. Dal nostro punto di vista, sicuramente aiuterebbe, faciliterebbe molto di più la nostra attività, perché renderebbe anche più serena, più semplice l'interlocuzione con il cliente, sapendo di poter rendere i nostri pareri, di poter interloquire con il cliente con la tranquillità di rappresentare appieno le situazioni per come sono, e la tranquillità per il cliente poi di poter gestire le nostre indicazioni all'interno dell'impresa in maniera diciamo efficiente, e senza la preoccupazione di incorrere poi nel rischio di dover divulgare o di vedere divulgate all'esterno le informazioni o le considerazioni e i pareri ricevuti dall'avvocato esterno. Quindi anche per noi sarebbe importante avere questa forma di conforto che ci deriverebbe dal sapere che il giurista d'impresa è a sua volta coperto da questo diritto. Il tema del legal privilege è sempre un tema di grande attualità per noi che lavoriamo all'interno delle aziende. È ovvio che metterci nella condizione di poter godere di una garanzia di quel tipo, perché si chiama privilegio, ma in italiano lo tradurremo come garanzia, ci dà la possibilità di svolgere il nostro mestiere con più agevole, diciamo con più serenità e con più garanzie per il corretto adempimento delle nostre obbligazioni interne, anche in qualche modo proteggendo la nostra azienda e non solo, anche gli organi amministrativi interni. Privilege viene dall'inglese, tant'è che in francese si dice secret professionnel, e tale lo chiama anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, quindi si tratta di capire entro quali limiti e in che termini anche ai legali in house venga riconosciuta questa condizione, che per alcuni casi può essere essenziale per garantire un miglior servizio da parte del legale, sia nei confronti dell'azienda nella quale lavora, sia nei confronti del cliente.